Un regalo insolito per le imminenti festività, un Natale senza bollette. È questa l'iniziativa intrapresa dall'imprenditore pescarese Gabriele Faieta, che ha deciso di pagare le bollette per l'intero anno 2022 a tutti i suoi 70 dipendenti. Una bellissima favola moderna che si intreccia a maglie strette con le brutture dei tempi attuali, in cui guerre, virus e aumenti causano non poche preoccupazioni, con un lieto fine a prova di spirito natalizio. Sono stato anch'io dipendente, so cosa significa essere dipendente e so quanto è importante oggi, soprattutto in questo ultimo periodo dove comunque con tutta questa inflazione è aumentato, quindi allora ecco perché io tengo proprio loro, quindi ho deciso di riconoscere questo bonus grazie allo Stato, dove c'è stata questa possibilità di riconoscere il bonus fino a 1.200 euro a persona, tenendo conto che sono circa 70 dipendenti, abbiamo stanziato quasi 80.000 euro come budget, quindi diciamo che io quest'anno darò questo rimborso a tutte le famiglie fino a 80.000 euro. Ecco. Quindi lei ha deciso di pagare tutte le bollette del 2022 a tutti i suoi dipendenti? Io con tutte le due società ho circa 70 dipendenti e sì, come diceva lei, ho deciso di pagare le bollette perché per me è importante la serenità dei miei collaboratori. Quando viene un cliente nei miei punti vendita sono importanti l'accoglienza e quindi se il dipendente è sereno trasmette comunque la sicurezza, quindi è importante dare la possibilità al dipendente di non avere difficoltà. Anzi, ecco, è una possibilità che lo Stato ha dato, dovrebbe essere quasi replicato ogni anno, perché comunque oggi purtroppo con la tassazione che abbiamo sul costo del personale è altissimo e quindi dare 1.000 euro in più oggi a un dipendente avremo dei costi altissimi. Con questa possibilità del bonus in realtà non viene tassato, quindi è una cosa che comunque viene dato, ti do 1.000 euro e mi costa 1.000 euro. Quindi speriamo che lo Stato dia la possibilità anche nei prossimi anni, perché comunque ci sono collaboratori che meritano comunque di essere premiati. Ecco.